rischio Omicron anche in Molise. Il coordinatore del CTS, il professore Ripabelli, terza dose il prima possibile, ancora fondamentali tamponi e tracciamento, bisogna accelerare. Molise classificato a rischio basso, quasi tutti i dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità premiano la piccola regione. Isernia si divide tra favorevoli e contrari all'8-0. Per tentare di fare chiarezza abbiamo ascoltato le ragioni del no da parte del comitato e la posizione del progettista dell'infrastruttura. Sindaci della provincia di Campobasso chiamati al rinnovo del consiglio provinciale alle 8 di domani, lo spoglio, 10 nuovi consiglieri che verranno eletti. A Campobasso l'inaugurazione della nuova palestra degli Piamontini, il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e religiose, ospiti d'eccezione Piero Di Santo ed il coach della nazionale italiana di basket 3 contro 3 Andrea Capobianco. Infine lo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso atteso dalla delicatissima trasferta di Potenza. Al centro della difesa rientra Dalmazzi. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione, l'avete sentito dai nostri titoli, rischio Omicron anche in Molise, tutto il mondo è preoccupato dalla variante, ne abbiamo parlato con il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Molise, il professore Giancarlo Ripabelli, che ha detto terza dose il prima possibile e ancora fondamentali tamponi e tracciamento. Sentite tutti i dettagli nel servizio. Dopo Delta, Omicron, tutto il mondo è alle prese con il monitoraggio della crescita dei casi derivanti dalla nuova variante. Si stima che Omicron abbia una capacità di contagio maggiore di Delta, che la porterebbe ad essere uno dei virus a maggior trasmissibilità aerea mai avuti sul pianeta. In Italia è già arrivata e secondo gli esperti presto si diffonderà. Casi sono stati accertati in Puglia e in Abruzzo, Chieti per la precisione. Il Molise, insomma, è accerchiato e dovrebbe giocare d'anticipo, prevenire per non farsi trovare impreparato. Come? Più tamponi, più tracciamento, il mantra del professore Giancarlo Ripabelli, ordinario di igiene, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli Studi del Molise e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Professore Ripabelli, iniziamo da tamponi e tracciamento, bisogna spingere. Bisogna spingere perché noi abbiamo notizia recentissima che la variante Omicron è comparsa in Abruzzo, è comparsa in Puglia, quindi è chiaro che è inevitabile che arriverà anche in Molise. Per poter limitare l'impatto di una comparsa così repentina, è chiaro che noi dobbiamo essere in grado di migliorare l'attività di contact tracing e l'attività di tamponi. Perché la variante Omicron ha una capacità di raddoppio di 3-4 giorni e qualcuno stima, dati inglesi, anche che arrivi fino ad 1-2 giorni. Quindi se noi non rimettiamo il Dipartimento di Prevenzione in condizioni ottimali per poter gestire tracciamento e prelievo dei tamponi e quindi conseguente processamento, è chiaro che rischieremo probabilmente di vivere la stessa esperienza che abbiamo vissuto a febbraio-marzo. E magari anche la possibilità di avere sul Basso Molise a Termoli un altro laboratorio dove processare tamponi, ma un ruolo decisivo continua a giocarlo il vaccino, il booster, terza dose, in particolare per i fragili che sono quelli che più di tutti rischiano di finire in ospedale. Io vi prego, andate tutti a fare la terza dose il prima possibile, ovviamente passati, trascorsi 5 mesi dalla seconda dose, perché gli studi che ormai sono disponibili, è vero che non sono ancora grossi studi, ma gli studi disponibili ci dicono che la capacità di contrastare l'infezione torna all'80-85%, quindi per una variante di cui non conosciamo tantissimo, che sembra, anzi che è sicuramente più trasmissibile, al di là di quella che può essere la sua patogenicità e virulenza, l'unico modo per contrastarla è quello di tornare ad una protezione anticorpale elevata, consistente, sia per tutelare noi ma per tutelare anche le persone che comunque di per sé sono fragili, anziani, malati e via discorrendo. Poi c'è il comportamento delle persone che ora più che mai fa la differenza. Ripabelli invita i molisani a trascorrere un Natale in sicurezza per se stessi e per gli altri. Ma io consiglio di mantenere in atto tutte quelle misure che noi definiamo non farmacologiche, cioè distanziamento e igiene delle mani e soprattutto la mascherina. La mascherina si è rivelata uno strumento importantissimo per limitare la circolazione del virus.
Ed il Molise è stato classificato a rischio basso, quasi tutti i dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità premiano la piccola regione. Sentite tutti i particolari dal servizio. Molise è classificato a rischio basso insieme alla provincia di Bolzano. È il dato più significativo dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. L'indice di trasmissibilità è pari a 0,46. Nel monitoraggio della scorsa settimana era 1,52, mentre l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è salita ma di poco, da 28 a 30,3. Il Molise, insieme ad altre 8 regioni, supera la soglia di allerta del 10% di occupazione per casi Covid nelle terapie intensive. Seppure di poco, 10,3%, mentre quello relativo ai reparti di area medica è al 4%. La soglia di allerta è il 15%. Un quadro regionale decisamente migliore rispetto a quello nazionale. Continua ad aumentare il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese, che raggiunge i 241 casi per 100.000 abitanti. Osserviamo invece una leggera flessione dell'RT, che comunque si fissa intorno a 1,13, quindi ben al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 12,1 e al 9,6%, quindi a livello nazionale di poco al di sotto della soglia critica, che viene però superata in ben 7 regioni italiane. Data la situazione epidemiologica, la predominanza della variante Delta, che comunque sia molto trasmissibile, e soprattutto l'iniziale circolazione della variante Omicron, che sta correndo in alcuni paesi europei, ebbene, in vista delle vacanze natalizie, cercare di evitare grandi aggregazioni, mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza ed effettuare la dose di richiamo di vaccino per aumentare la nostra protezione. Cambiamo argomento, occupiamoci del Lotto 0, perché Isernia si divide tra favorevoli e contrari. Per tentare di fare chiarezza, abbiamo ascoltato le ragioni del no da parte del comitato e la posizione invece del progettista dell'infrastruttura. Ci riferisce tutto Nicola De Santis. Nelle prossime ore ANAS procederà con la gara d'appalto relativa al Lotto 0, nonostante la contrarietà della maggioranza dei consiglieri di Palazzo San Francesco. Per alcune associazioni e per la giunta isernina l'opera è inutile e dannosa, impattante sotto il profilo ambientale. Il comitato No Lotto 0 promette battaglia. Decisamente contrari, sono anni che ci battiamo contro questo sperpero inutile di denaro pubblico, 174 milioni per una strada che è appunto inutile, è dannosa e pericolosa. È inutile perché serve a collegare due paesi che sono già collegati, con un'incidenza minima sul traffico, con una riduzione dei tempi di percorrenza di appena 3 minuti, come dice l'ANAS stesso, su un traffico di Isernia Nord che è al 95% tutto all'interno del centro cittadino. Non serve a collegare la Tirrena Adriatica, in quanto si allunga di 14 chilometri rispetto all'attuale tracciato, ed è anche pericoloso perché va a incidere su un territorio dal fragile equilibrio idrogeologico, mettendo a rischio anche le sorgenti di San Martino. E tra l'altro tutto questo con una spesa abnorme per fare 2 gallerie, 8 viadotti per soltanto 5,5 chilometri di strada. Questa strada servirà solo ed esclusivamente per fare arricchire chi la farà, la strada stessa. La città sarà ancora più povera dopo questa strada e sarà compromesso un intero territorio. Bisogna battersi per non farlo a questo scempio. Intanto abbiamo chiesto lumi anche all'ingegner De Vincenzi, progettista dell'Otto Zero, per il quale invece l'opera non solo è necessaria, ma innocua sotto il profilo ambientale. L'intervento è stato sicuramente configurato in ottemperanza di tutte le normative tecniche di settore, sia quelle che riguardano l'ingegneria stradale e quindi rispetto dei decreti ministeriali del 2006 per la geometria delle strade e del 2008 per le intersezioni stradali. È stato rispettato il decreto legislativo 152 in merito alle tematiche ambientali e quindi in questa logica sono state trattate sicuramente con dettaglio tutte le argomentazioni che riguardano l'interferenza dell'opera con le sorgenti di San Martino.
Ma c'è un pilone che cade in prossimità delle sorgenti. Vogliamo chiarire questo aspetto una volta per tutte. Per le sorgenti San Martino in particolare, che come è altrettanto noto assumono un ruolo importante per l'approvvigionamento idropotabile cittadino, è stato predisposto, oltre gli studi tematici approntati da noi progettisti, uno studio specialistico scientifico da parte dell'Università del Molise, a firma del professor Celico. Lì sono stati studiati tutti gli scenari possibili di interferenza dell'opera con le sorgenti San Martino ed è stata esclusa ogni interferenza intanto in merito al depauperamento della risorsa idrica in termini di risorse di quantità di acqua che si può emungere dall'affioramento, e per quanto riguarda poi l'aspetto relativo alla qualità dell'acqua deve essere pure precisato che l'opera è munita di un dispositivo tecnico funzionale denominato trattamento delle acque di prima pioggia. Le acque, cioè meteoriche ma anche i liquami di altra natura che sono presenti sulla carreggiata, non vengono conferiti tal quali nei corpi recettori, ma vengono prima trattati con impianti di depurazione nell'ambito di un trattamento primario e poi trasmessi ai corpi recettori finali. Per quanto riguarda in particolare l'attraversamento dell'opera nelle prossimità delle sorgenti San Martino, è stato previsto l'allontanamento delle acque delle piattaforme a circa un chilometro dagli affioramenti e vengono recapitate in particolare nel torrente Rava di Miranda, che si trova appunto a circa un chilometro di distanza dall'affioramento delle sorgenti. Torneremo ovviamente ad occuparci della vicenda Lotto 0, lo faremo anche domani. Intanto cambiamo argomento. Sindaci della provincia di Campobasso questa mattina chiamati al rinnovo del consiglio provinciale. Alle 8 invece di domani inizierà lo spoglio. Si tratta di una sorta di prova di forza in vista delle prossime regionali. Sentite. Parola agli amministratori e non ai cittadini, saranno loro a scegliere i 10 consiglieri del Consiglio Provinciale di Campobasso. Domani a partire dalle 8 lo spoglio ed il responso delle urne per molti osservatori è un test in vista delle regionali, con i due schieramenti che proveranno ad avere la meglio sull'avversario. Da un lato la coalizione di centrosinistra su stile Isernia, PD, Movimento 5 Stelle, dall'altro l'alleanza del centrodestra della squadra del governatore Toma. Due le liste uniti per la provincia, griffata, come dicevamo, PD 5 Stelle e insieme in provincia espressione del centrodestra. Si costituirà il nuovo consiglio provinciale pronto per lavorare e soprattutto per affrontare le diverse criticità al fine di ottenere la risoluzione dei problemi dei tanti comuni. Ringrazio i consiglieri provinciali uscenti, coloro che hanno dato tanto in questo periodo, hanno lavorato, persone professionali. E un in bocca al lupo a tutti i candidati, sperando in un 2022 che sia l'anno buono per una ripresa anche delle attività della provincia. Tanti i sindaci chiamati alle urne, ottima l'affluenza. Questa elezione, anche se è un'elezione di secondo livello, è un'elezione sicuramente con un risvolto politico molto forte e credo che disegnerà lo scenario anche futuro della nostra regione Molise. Come candidato della lista di centrodestra ci aspettiamo che vinca la nostra coalizione, chiaramente, e dopodiché i sindaci si aspettano un consiglio provinciale che sappia affrontare con determinazione, competenza e professionalità, come è stato fatto già in questi ultimi 2 anni, tutte le problematiche che abbiamo e che sono molteplici. Ma innanzitutto noi sappiamo che adesso le province versano in uno stato probabilmente peggiore rispetto a quello dei comuni, quindi diciamo che l'aspettativa nell'immediato è scarsa ovviamente, però ai nuovi consiglieri provinciali chiediamo ovviamente che si facciano sentire con il governo affinché queste province vengano finalmente riattivate e che si distribuiscano dei fondi diciamo di gran lunga superiori, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Oddio, le province negli ultimi anni proprio sono state svuotate non soltanto della loro funzione ma anche dal punto di vista proprio economico, quindi arrancano. Noi ci auguriamo, come Guardia Reggia, un piccolo comune,
e quindi avere poi sul territorio dei rappresentanti, diciamo, dell'area, che comunque possono dare quello che possono, comunque, diciamo, non può farci che piacere. E il 16 gennaio altro test in vista delle regionali, il voto per l'assise di Via Berta. La cronaca, la polizia di Isernia ha individuato e fermato tre persone in trasferta dalla Campania che avevano acquistato in vari esercizi commerciali un PC portatile, un telefono cellulare e sigarette per una spesa complessiva di alcune migliaia di euro utilizzando carte di credito clonate attraverso un'applicazione del telefono cellulare, ed è stato proprio l'acquisto di sigarette per circa 500 euro ad aver destato sospetti. Si tratta di due uomini che hanno numerosi precedenti per truffa, uno di questi già sottoposto ad avviso orale da parte del questore di Napoli, e di una giovane donna che viaggiavano a bordo di un'autovettura presa a noleggio. Gli agenti li hanno rintracciati e fermati mentre cercavano di allontanarsi sulla statale 17 in direzione di Castel di Sangro. Per i due uomini il questore ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno ad Isernia per i prossimi 3 anni. E questa mattina a Campobasso l'inaugurazione della nuova palestra degli Piamontini, il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e religiose, ospiti d'eccezione Piero Di Santo ed il coach della nazionale italiana di basket 3 contro 3 Andrea Capobianco. Sentite tutti i particolari nel servizio curato da Andrea Vertolo. Una palestra nuova, funzionale e accessibile a tutti. A Campobasso è stata inaugurata la struttura degli Piamontini, frutto di un lungo lavoro portato avanti dalla provincia e da dirigenti scolastici che oggi vedono realizzato un progetto che arricchisce gli strumenti a disposizione degli studenti. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità civili e religiose, presente il sindaco Roberto Gravina e Monsignor Giancarlo Bregantini. Queste le parole del preside Umberto Di Lallo a margine dell'evento. È una giornata di festa per la nostra scuola. Si inaugura una palestra che ha avuto, diciamo, traversie per giungere a questo livello, però finalmente è compiuta ed è utilizzabile appieno sia dai nostri ragazzi sia, come sapete, dalle società che poi ne fanno richiesta alla provincia di Campobasso. Ospiti d'eccezione Piero Di Santo, atleta della Fly Sport Basket in carrozzina e il coach della nazionale 3x3 Andrea Capobianco. Lo sport sappiamo bene che è portatrice sana di valori, quindi sicuramente inaugurare una palestra, e complimenti al dirigente scolastico, a tutta la scuola e a tutti quelli che hanno fatto qualcosa per questa palestra. Certamente l'inaugurazione della palestra è un momento molto importante, perché significa dare la possibilità di svolgere qualcosa di altamente formativo. Con lo stato di salute dello sport molisano, secondo te? Ah, secondo me, a parte io parlo molto del mio sport, quindi della pallacanestro, certamente la presenza di una società come la Magnolia, che sta facendo qualcosa di importantissimo a livello di Serie A1 femminile e non solo, una Serie B con le ragazzine, con le giovani, ma anche altre società, vediamo Isernia, Termoli, Venafro, Campobasso stesso, veramente si sta provando a rifare qualcosa di importante, perché sicuramente c'è stato un attimo di difficoltà, però sappiamo bene che come federazione molisana ci stiamo impegnando molto, soprattutto a livello di bambini, a livello di ragazzi giovani, e questo certamente può far sì che si possa guardare ad un futuro un pochino con occhi diversi. L'Università del Molise ha ottenuto dalla Commissione europea la Erasmus Charter for Higher Education per i prossimi 7 anni, una certificazione di qualità internazionale che viene attribuita ogni 7 anni dalla Commissione europea agli istituti che partecipano al programma Erasmus, dopo un'attenta valutazione di una documentazione complessa che descrive nel dettaglio la propria Erasmus Policy Statement,
ossia la strategia di internazionalizzazione e modernizzazione dell'Ateneo. Si tratta di un importante e significativo riconoscimento di rilievo internazionale, spiegano dall'Ateneo, che non coglie certamente di sorpresa Unimol, che conferisce il passaporto di cui deve dotarsi qualsiasi istituto di istruzione superiore che intenda partecipare alle attività Erasmus, dalla mobilità dei singoli ai progetti di cooperazione per l'innovazione, le buone pratiche e il supporto alle riforme politiche, un attestato di qualità internazionale che testimonia e conferma anche il valore e l'efficacia delle strategie di internazionalizzazione e modernizzazione messe in campo dall'Ateneo. Un dono per ogni bambino, è questa la denominazione della campagna che a Termoli ha visto la collaborazione di molte associazioni. L'iniziativa è stata presentata, c'eravamo anche noi, sentite tutti i particolari dal contributo. Lo spirito natalizio è sempre vivo, specie nei gesti solidali. La testimonianza lampante viene dalla sinergia messa in campo da alcune associazioni. Accordo presentato nella sede della Croce Rossa di Via Amalfi, a Termoli. Un dono per ogni bambino, questa la denominazione della campagna che vede assieme, oltre alla CRI, Casa dei Diritti, in partenariato con l'Istituto Alberghiero Federico di Svevia, Informare, Consumer e ODV Termoli Assistenza 360 gradi, rappresentati rispettivamente da Donato Ciccone, Laura Venitelli, Maricetta Chimisso, Peppino Vaccaro, Michele Ventresca e Marco Ferrara. Ci ha contattato la signora, l'avvocato Laura Venitelli, insieme alla preside Chimisso, chiedendoci di collaborare con loro. Si tratta di praticamente cercare di prendere dei giocattoli, dei libri, dei quaderni e quant'altro possa servire per dei bambini bisognosi. Ci saremo 2 o 3 giorni in piazza per il centro di Termoli con un gazebo e inoltre la sede qui nostra di Croce Rossa è sempre aperta, in modo che possiamo raccogliere anche qui del materiale da poter donare a questi bambini. Quindi saranno doni giocattoli, materiale di cancelleria, giochi educativi. In questa iniziativa noi abbiamo ben 4 associazioni che ci supportano, ma tanta gente che ci vuole dare una mano. Abbiamo anche commercianti che si sono messi a disposizione e che metteranno nelle loro attività dei cestini dove magari si può raccogliere sia il dono oppure dare un contributo, una quota per l'acquisto del dono. Faremo questa raccolta, la faremo fino al 6 gennaio e poi vedremo che cosa si è raccolto per poterlo distribuire a quelle che sono le realtà più in difficoltà della nostra città. Ed ora andiamo a Venafro, uno spettacolo davvero originale e assolutamente da non perdere. Questo pomeriggio, nell'ambito del cartellone Natale in piazza Mercato a Venafro, è in calendario la calata di Babbo Natale. Infatti alle ore 17:30 Babbo Natale ed i suoi aiutanti arrivano dall'alto grazie alla performance a cura della società Edilizia Acrobatica. Al termine della calata Babbo Natale ed i suoi aiutanti distribuiranno dolcetti e caramelle. Dunque non perdete questo straordinario appuntamento oggi pomeriggio a Venafro alle 17:30. Babbo Natale ed i suoi aiutanti arrivano dall'alto in piazza Mercato. Mentre domani c'è un appuntamento da non perdere a Campobasso presso la parrocchia Sant'Antonio di Padova, è in programma con inizio alle 18:45 il concerto di Natale, canti della tradizione natalizia del coro polifonico di Montagano diretto da Giuliano Mariano e poi l'organo ed i suoni della Natività con l'organista Davide Mariano. Dunque l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18:45 il concerto di Natale a cura del coro polifonico di Montagano presso la parrocchia Sant'Antonio di Padova a Campobasso.
E sempre a Campobasso, oggi e domani, a partire dalle 18, alla GIL, nell'ambito della rassegna I viaggi nel tempo, verrà trasmesso il film Questione di tempo di Richard Curtis. Al giovane Tim, il padre confessa che a tutti gli uomini della sua famiglia è stato dato il dono di riuscire a viaggiare nel tempo. Così all'età di soli 21 anni il ragazzo decide di usare questa abilità per modificare un po' di cose. Dunque l'appuntamento è per oggi e domani alle 18, Palazzo GIL, I viaggi nel tempo, Questione di tempo, il film con Richard Curtis. Bene, è davvero tutto. Prima dei saluti, vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per domenica 19 dicembre sul Molise, tempo in miglioramento con cielo sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mare mosso e temperature in lieve calo. Vediamone nel dettaglio: Campobasso minima 2, massima 8, Isernia minima 0, massima 12, Termoli minima 7, massima 13, Menafro minima 1, massima 12 gradi. Bene, tutto per questa edizione. Linea alla regia, consigli per gli acquisti. Tra pochissimo la pagina sportiva, in primo piano il Campobasso, poi il Vasto Girardi che ha messo a segno un colpo di mercato sensazionale. Parleremo anche di basket di Serie A1 tra poco. Lo sport, il calcio di Lega Pro con la grafica, vediamo gli incontri in programma domani, 19esima giornata, tutti gli incontri si giocheranno alla stessa ora, Fischio d'inizio 14:30, Avellino Foggia, Catanzaro Vibonese, Fidelis Andria Monopoli, Latina Monterosi, Messina Catania, Paganese Turris, Palermo Bari, Potenza Campobasso, Taranto Picerno, Virtus Francavilla, Juve Stabia. E allora, Campobasso, atteso dalla difficilissima trasferta di Potenza, vietato fallire, c'è però alla vigilia una buona notizia: il difensore centrale Dalmazzi ha recuperato e potrebbe giocare dall'inizio. Sentite. Per Dalmazzi ci siamo, il centrale di difesa dovrebbe far parte dell'11 titolare che domani pomeriggio scenderà in campo a Potenza con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo. Nulle praticamente le possibilità di vedere all'opera l'attaccante Di Francesco, che non ha ancora smaltito del tutto un fastidioso infortunio muscolare che sta condizionando la sua stagione. Gli altri godono tutti di ottima salute. Questa mattina nel quartier generale di Vinchiaturo la rifinitura. Alle 15 la partenza direzione Lucania, dove domani, Fischio d'inizio 14:30, è in programma un match da dentro o fuori. E sì, perché perdendo si aprirebbe ufficialmente la crisi di risultati ed evidentemente anche di prestazioni. Pareggiando avrebbe la possibilità il Campobasso di preparare con serenità la sfida di mercoledì contro l'Avellino, mentre vincendo Bontà e Soci risolverebbero gran parte dei loro problemi e avrebbero la possibilità di chiudere l'anno con il botto in casa mercoledì davanti ai propri tifosi in un match, quello con l'Avellino, dal sapore speciale che evoca altre categorie. Formazione, anche se dall'ambiente rosso-blu non trapela nulla. Raccichini in porta, dietro da destra a sinistra Fabriani, Menna, Dalmazzi o Magri e Pace. In mediana, in cabina di regia, più Persia che Ladu, mentre interni di centrocampo giocheranno Candellori e Bontà, con i due chiamati ad un sussulto, una prova d'orgoglio bagnata magari da un gol. In attacco Rossetti centravanti, al centro di voci di mercato smentite dal procuratore, con Liguori ed Emmausso sulle corsie esterne, con il fantasista campano che si è meritato sul campo la maglia da titolare. Da lui Cudini si attende la giocata imprevedibile, la giocata che può valere i tre punti. Potenza Campobasso è affidata al fischietto Michele Giordano di Novara.
Scendiamo nel torneo di serie di colpo di mercato del Vasto Girardi. In Alto Molise arriva l'attaccante Thomas Prado. Intanto domani al Ditella sarà di scena il Nereto, formazione che è penultima in classifica. Sentite. Thomas Prado, argentino, classe 1996, ex Bisceglie e Fasano, e a tutti gli effetti un giocatore del Vasto Girardi. Il bomber è già in Molise alle dipendenze del mister e domani potrebbe esordire con la sua nuova squadra contro il Nereto, penultimo della classe, avversario alla portata di Guida e compagni, a patto che da parte di tutti ci sia la massima concentrazione per non commettere l'errore di sottovalutare l'avversario. Prado è un centravanti dal piede caldissimo, un calciatore che serve come il pane a mister Prosperi per centrare la salvezza senza eccessivi patemi d'animo. Dicevamo, al Ditella arriva il Nereto, e a proposito del Ditella, ieri squadra di volontari al lavoro per liberare il campo dalla neve che si era accumulata nei giorni scorsi. Domani sarà pronto per ospitare il match, una gara salvezza da dentro o fuori che il Vasto Girardi deve vincere a tutti i costi, in attesa della prima uscita del nuovo anno, in programma il 5 gennaio nel recupero con la capolista Trastevere. Contro gli abruzzesi mister Prosperi potrà contare sulla migliore formazione. A parte i lungo De Genti, Ametai e Cagnale, gli altri sono tutti disponibili e godono di ottima salute. Per il tecnico la possibilità di schierare un 11 competitivo, magari con in attacco Prado, che andrà ad aumentare il potenziale offensivo dei gialloblu con l'obiettivo di essere protagonista nel girone di ritorno. Allora parliamo di pallacanestro femminile di Serie A1. La molisana Magnolia Campobasso si proietta sulla sfida interna in programma domani con col Faenza, con grande determinazione per le rossoblù. Con un referto rosa potrebbe giungere la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Ci riferisce tutto Vincenzo Ciccone. L'opportunità con un referto rosa, il settimo stagionale, di garantirsi, con due turni di anticipo, la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di fine marzo. Altra pietra miliare nella giovane storia del club. Di fronte alla faenza dell'ex Porcu, la molisana Magnolia Campobasso vuole aggiungere, tra le mura amiche dell'arena, un altro successo ad una striscia aperta domenica scorsa nella felice vittoria a Moncalieri. In settimana il gruppo rossoblu ha lavorato sodo per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla contesa, recuperando anche qualche acciacco fisico tra le proprie interpreti. Di fronte c'è un team, quello romagnolo, affidato a Simona Ballardini, che, sino alla scorsa stagione, quella cioè della promozione in A1, era il capitano e leader designato, forte di un'esperienza che ne ha fatto negli anni un punto di riferimento assoluto nel basket tricolore. Per Rossoblù la priorità sarà cercare di non far accendere le faentine. Organico, formato da diversi elementi con esperienza in A2, sì, ma particolarmente profondo e compatto. L'evento per il team sarà anche una sorta di Christmas match, con tutta una serie di iniziative predisposte al club. Tra l'altro, per le Magnolie, dopo il confronto di domani, ci saranno altri due appuntamenti agonistici, entrambi il giovedì, il 23 contro il Sesto San Giovanni in Lombardia ed il 30 in casa contro il San Martino di Lupari, gare che andranno a completare il calendario per il girone di andata. Siamo a parlare di basket, vediamo il quadro completo della decima giornata del campionato di C-Gold. Tutte le gare si giocano domani con palla a 2 alle 18, Air Termoli Unibasket Lanciano, Farnese Amatori Pescara, Aquilano Magic Chieti, Pescara Basket New Fortitudo Isernia. La gara invece tra il Vasto Basket e il Chieti si giocherà il 12 gennaio con fischio d'inizio alle 20:30. Bene, è davvero tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per aver prestato ascolto. Buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.